la statistica è importante? Perché getta luce sulla realtà multidimensionale in tutte le sue sfaccettature. Pensate, in passato non era così, non ci si occupava di tutti i segmenti della popolazione, di come stavano, si puntava più soprattutto sull'economia e invece a un certo punto abbiamo saputo tantissime cose misurando statisticamente la qualità della vita dei bambini, degli anziani, dei disabili, delle donne e questa è stata una grandissima novità. Pensate per esempio al 1.300.000 bambini in povertà assoluta, dà un'indicazione precisa ai governi di poter operare adeguatamente per abbatterla. Non è pensabile, no, che un paese avanzato come l'Italia possa avere questi livelli di povertà per i bambini. O pensate anche a quanto sia importante sapere che le donne nel nostro paese lavorano poco, hanno pochi posti di lavoro per loro, siamo gli ultimi in graduatoria nell'ambito dell'Europa. Ecco la statistica che serve a misurare tutto ciò che possa essere utile per migliorare la condizione e la qualità della vita delle persone, cioè diventa la base fondamentale per poter costruire delle politiche adeguate. Pensate anche alla violenza contro le donne. Quante volte sentiamo parlare di femminicidi? La violenza contro le donne ha toccato 10 milioni di donne nel corso della loro vita. Se non avessimo avuto la statistica, non avremmo potuto quantificarla.